Ciao, sono Manu di Peace & Row e la ricetta di oggi è una ricetta golosissima, cremosissima e buonissimissima ed è il nostro fior di ciufa. Un gelato cremosissimo al latte di ciufa, con qualche nota croccante è davvero perfetto come merenda o come colazione. Gli ingredienti che ci serviranno sono questi: 5 o 6 banane che ho congelato per almeno una notte, 120 ml di latte di ciufa, la ricetta la trovate sul nostro canale di YouTube, scaglie di ciufa che trovate sul sito ciufa.it, una o due banane e del cocco in scaglie. Lo strumento che andremo ad utilizzare è il mixer con la lama d'esse oppure un frullatore molto potente. Vado a mettere nel mio mixer le banane congelate, il latte di ciufa e per la base nient'altro. Andiamo a frullare. Ha una consistenza vellutatissima, davvero super cremoso. È una merenda perfetta anche per i bambini. Vedrete come gli piacerà. Il sapore ricorda un pochino il fior di latte, ma questo ovviamente è 100% vegan. Lo mettiamo in una ciotola. Le porzioni sono per una persona oppure per due. Dipende un po' da quanto siete mangioni e da quanto siete golosi. Io l'ho mangiato tutto da sola. Che bontà incredibile, non vedo l'ora di mangiarlo. Adesso vado a guarnirlo. Utilizzo le scaglie di ciufa, che sono perfette per un effetto crunchy. Le vado a disporre su una mezzaluna della mia ciotola. E poi vado a tagliare la banana. Ne taglio metà a fettine. E l'altra metà la utilizzerò per creare delle palline carinissime che andrò a ricoprire sempre con le scaglie di ciufa e col cocco rapé. Un'idea davvero semplicissima per avere un effetto super carino. Metto le mie palline nelle scaglie di ciufa. In questo modo le farò ricoprire per bene. Faccio la stessa cosa anche col cocco in scaglie o col cocco rapé. Continuiamo a guarnire il nostro gelato. Metto le fette di banana dalla più piccola alla più grande. E poi dispongo le mie golosissime palline. Eccolo qua. Rimarrete sicuramente estasiati dalla sua cremosità e dalla sua bontà. È perfetto anche da servire quando avete ospiti che vengono a trovarvi. Buon appetito!